È stato presentato domenica 21 maggio il Bruscello Poliziano 2017 dedicato alla figura di Sant'Agnese Segni, che andrà in scena in Piazza Grande, come da tradizione, nei giorni di Ferragosto. Una edizione ricca di novità, con Marco Mosconi alla regia, il ritorno di Luciano Garosi alla direzione musicale e Letizia Tofanini al debutto come autrice del testo. La direzione artistica continua ad essere curata ancora una volta da Franco Romani. La novità innanzitutto è che mettiamo in scena un Bruscello su Sant'Agnese, che è veramente una difficoltà, perché affrontare un tema sulla vita di Sant'Agnese a Montepulciano, dove c'è molta devozione ancora verso questa santa, si può correre il rischio di toccare qualche piccola suscettibilità in uno spettacolo. Però questa è una grossa novità, che pensiamo che, come è stato scritto e come pensiamo di rappresentarlo, si possa benissimo superare a livello di difficoltà. Per me è un'esperienza nuova. Ho sentito parlare di Bruscello la prima volta quando, studente nel 74-75, frequentavo il liceo in Fortezza e il mio insegnante di religione era Don Marcello del Balio, quindi uno dei massimi esponenti del Bruscello. Però non l'ho mai visto fino alla Pia dei Tolomei, appunto con la regia di Franco Romani e Luciano Garosi. E sinceramente rimasi meravigliato e stupito di tale musica e tutto l'insieme. Poi chiaramente già Piazza Grande è stupenda per conto proprio, quindi a trovarmi a dover fare questa nuova esperienza, appunto la tensione aumenta, perché per crescere bisogna provare nuove esperienze, e quindi questa è un'esperienza dal punto di vista di regia teatrale che mi mancava. La nostra manifestazione coinvolge sempre più poliziani e anche persone dei comuni limitrofi. Il Bruscello attira per la sua spontaneità, la sua genuinità, perché dà la possibilità a tutti di essere protagonisti di uno spettacolo corale fatto da tante persone, dove ognuna di queste persone è importante. La storia parte dal giorno della visita che Santa Caterina fece a Sant'Agnese, a cui era molto devota, nel 1374, quindi la scena si apre con il suo arrivo a Montepulciano durante una grande festa in onore della santa. Da lì viene rappresentato sulla scena il Bruscello, che racconta della vita di Sant'Agnese, ed entriamo proprio nella sua storia, la sentiamo raccontare e vivere dal vero, e così anche Santa Caterina assiste dal di fuori a tutta la vicenda narrata, e si chiude poi tornando ancora a Santa Caterina, la santa illustre, nel momento in cui avviene il miracolo, Sant'Agnese le porge il piede. Di tutti i Bruscelli che ho scritto, la prima cosa è venuta sempre il finale. Forse perché il punto di arrivo, il punto dove io mi immagino la sensazione che devo lasciare nel pubblico alla fine dello spettacolo. Però sì, il finale di questo Bruscello l'ho scritto nell'estate del 2011. Io l'ultimo Bruscello che avevo scritto era San Francesco de... Ecco, San Francesco, sto passando da un santo all'altro, ecco, non ci avevo mai pensato. L'ultimo Bruscello nel 2010 era stato San Francesco, quindi avevo annunciato, perché sapevo che sarebbe stato il 700° anniversario della morte di Sant'Agnese, che mi sarebbe piaciuto scrivere un Bruscello su Sant'Agnese.